Anche i laici hanno bisogno di riti. Alla sala del commiato del cimitero genovese di Staglieno, per la prima volta un funerale non religioso si è svolto secondo una vera e propria liturgia con un celebrante che è arrivato dalla Sicilia. Renzo Trotta. Comunque sia, quando entra la bara ci si alza in piedi perché un corpo non è un corpo, ma è tutto ciò che abbiamo amato. La sala del commiato, ovvero il tempio laico nel cimitero di Staglieno, è un parallelepipedo disadorno ma chiaro. Genova è una delle prime città d'Italia che, applicando la legge, ha messo a disposizione, non gratis, si paga 150 euro solo per occuparlo un'oretta, ha messo a disposizione un luogo per un addio ai propri morti che non sia religioso. Ma l'uomo è strano e molti atei, fra i più atei, hanno sentito che c'era bisogno di qualcosa di più di un luogo, c'era bisogno di una cerimonia, ricordi di amici e parenti, video, musica, ma con una regia, con un cerimoniale, con un officiante. E siccome qui non c'era, l'officiante l'hanno chiamato dalla Sicilia, dove da 30 anni abita Mr. Richard Brown, inglese di origine. Là, spiega, in Inghilterra, come nel resto del nord Europa, i funerali laici si celebrano da più di un secolo, sono ormai il 23-24%, quelli cristiani fra il 35 e il 40, poi i riti delle altre tante religioni che convivono nel Regno Unito. Come mai anche i laici hanno bisogno di un rito, di una piccola liturgia? La necessità di commiatarsi da una persona cara che se n'è andata. Non è un'esigenza religiosa, è un'esigenza totalmente umana. Anzi, i funerali sono delle cose che ci separano da altri animali. La differenza tra un rito religioso cattolico e il rito che celebriamo noi è che noi ci incentriamo non sul destino di quello che di fatto è un pezzo di carne. Noi ci incentriamo sui ricordi della persona, di ciò che realmente resta con noi. Richard Brown ha anche scritto un libro su tutto ciò, Funerali senza Dio, che gira in rete e si può scaricare perché dice tanti in Italia non sanno che si può fare un funerale puramente umano.